Buongiorno, siamo nel laboratorio della Fratelli Pellizzari. Oggi vi facciamo vedere un po', non tutto però, un po' dei nostri macchinari e dei lavori che facciamo utilizzando le grandi lastre in gres. Questo per esempio, che adesso riesco a vi far vedere, è un macchinario per il taglio delle piastrelle. E qui riusciamo a tagliare lastre di grandi dimensioni fino a 1,5 m per 3 m, anche 3,5 m. Il taglio avviene tramite un diamante che viene poi ovviamente programmato da questo cervellone. Quindi qui buttiamo dentro il disegno CAD, la macchina si muove, fa scendere il diamante e inizia a tagliare la lastra. Una volta che la lastra viene tagliata bisogna lavorarla, quindi bisogna rettificare il bordo oppure bisellarlo, e qui abbiamo bisogno di un altro macchinario che adesso andiamo a vedere. Una volta tagliate le lastre abbiamo bisogno di lavorare i bordi. Nel gres la lavorazione di bordi è molto complessa, non è come nel marmo, il gres è molto resistente e quindi dobbiamo utilizzare macchinari da vetro. Infatti questo è un macchinario da vetro che permette la rettifica del bordo, la lavorazione a costa lucida del bordo oppure il taglio a 45 o insomma in varie angolazioni. Cosa succede? La lastra una volta tagliata viene posizionata qui, percorre questo tapis roulant che è la porta all'interno del macchinario. Il macchinario poi esegue sia la lavorazione a costa retta che il bisello che il taglio a 45. Quindi una volta che la lastra esce è pronta per essere poi assemblata e diventare una mensola, come se vuoi far vedere qua Alessia, una mensola così, ok? Oppure per diventare, come questa che abbiamo appena fatto stamattina, una scala. Quindi questi qui sono elementi che poi diventeranno scale, sono già pronti per essere assemblati in cantiere, compresi i ventagli. Qui siamo nel reparto assemblaggio, l'assemblaggio viene fatto a mano ovviamente, quindi le lastre sono state tagliate, sono state lavorate sui bordi e i colleghi Bruno e Salvatore realizzano a mano l'incollaggio utilizzando delle resine epossidiche che vengono prima colorate. È importante che il colore della resina sia molto simile, quanto più simile possibile al colore del gres. Una volta insomma realizzata la resina del colore opportuno si va a fissare con il nastro adesivo l'elemento che si vuole incollare, si applica la resina e poi lo si chiude, lo si ferma, lo si fissa e lo si lascia riposare finché la resina va in adesione. Il tempo della resina è abbastanza veloce, mezz'ora, un'ora per questa resina che stiamo usando oggi, può arrivare anche alle 8-10 ore per altri tipi di resina. Una volta che la resina va in indurimento poi non si toglie più, quindi bisogna essere molto cauti nell'applicarla e nel pulirla nei tempi giusti. Il risultato, come dicevo, poi sono elementi così, adesso non vi facciamo proprio vedere tutta la lavorazione perché sarebbe lungo, però insomma l'elemento è il gradino, la mensola realizzata così, oppure come stiamo facendo adesso anche dei tavoli. Qui vedete i pezzi che sono pronti per diventare un tavolo e sostanzialmente funziona così, cioè noi tagliamo in modo che ci sia la vena continua, cioè che il decoro che c'è sulla piastrella, eccolo lì, continui poi anche nella parte del bordo, del fianco. E qui vedete il pezzo pronto per essere assemblato. Qui Salvatore ha già applicato la resina e abbiamo già fissato i pezzi. Non possiamo toccarlo perché la resina è fresca. Ecco, arriviamo al terzo macchinario, che è un po' quello più complesso tra quelli visti. È una macchina di idrogetto, e cioè una macchina che spara acqua e sabbia, quindi agente abrasivo, ad altissima intensità, ad altissima pressione, e che può tagliare qualsiasi cosa, quindi materiali come la gomma, il ferro, ma anche come il gras porcellanato. Noi la utilizziamo in questo momento anche per fare dei fori per le mensole, fori per inserire il lavabo o il rubinetto sulla mensola, ma può essere utilizzata anche per trasformare una lastra rettangolare in gres in un tavolo tondo, per dire, o comunque insomma per qualsiasi finalità progettuale venisse in mente ai nostri ragazzi in showroom. Allora, siamo nel reparto lastre e vi facciamo vedere queste che sono belle ordinate, non la parte invece disordinata. Come vedete qui ci sono diverse lastre pronte per essere lavorate e diventare
oggetti o materiali. Perché abbiamo deciso di trasformare una parte del nostro deposito in laboratorio di lavorazione a granchio? Perché vogliamo dare una maggiore qualità del risultato finale, semplicemente questo, cioè noi lavorando qua all'interno le lastre le tagliamo in modo più preciso e le lavoriamo a 45, facciamo i biselli in modo più preciso di quanto potrebbe accadere in cantiere. In cantiere lavorazioni fatte a mano con mezzi manuali sono un gioco forza, sono meno precise e il risultato potrebbe essere fonte di contestazioni, quindi noi insomma preferiamo che la lavorazione sia fatta qui e che quando portiamo poi l'oggetto in cantiere sia impeccabile. Ecco. Ma c'è anche poi una serie di altri motivi indiretti, per esempio noi riusciamo qua a riutilizzare lastre che magari sono rovinate, scheggiate, che durante la movimentazione del trasporto insomma si sono rovinate e non possono essere utilizzate come pavimento o come rivestimento. In questo caso le possiamo lavorare, trasformare in tavoli, mensole, vasi, portaombrelli, portaspazzolini, cioè riusciamo insomma a dare nuova vita a queste povere lastre senza doverle buttare via, sarebbe uno spreco. E quindi anche insomma dal punto di vista ambientale non sarebbe una cosa giusta. Questi oggetti poi li realizziamo anche su richiesta, se poi il cliente vuole, per dire, dei vasi da fiore che sono fatti con lo stesso materiale del rivestimento del bagno, riusciamo a farli senza problemi.